Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, come sappiamo, è venerdì, giorno di stretta penitenza in Quaresima, ma anche in tutti i venerdì dell'anno. Ricordiamo sempre che chi non fa l'astinenza dalle carni, che la CEI ha consentito di non farla in periodi fuori della Quaresima, deve sempre compiere un atto di penitenza, questo è tuttora obbligatorio, per ricordare il giorno della passione di Gesù, che oggi abbiamo visto in qualche modo prospettarsi e descriversi nelle letture che abbiamo ascoltato, che parlano della sofferenza del giusto innocente. Il testo che abbiamo ascoltato del secondo capitolo splendido della Sapienza sembra essere proprio una prefigurazione, un prologo di quello che sarebbe successo a Gesù, la cui colpa unica era quella di essere santo e di proclamare, tra l'altro in una maniera, per quanto riguarda Gesù, molto garbata, molto buona. Ecco, Gesù non era uno di quei personaggi impetuosi, ecco, irruenti a San Giovanni Battista. Insomma, San Giovanni Battista, quando lo incontravi, poteva scatenare qualche reazione un po' così, perché San Giovanni Battista cominciava a dirti: tu peccatore, smettila, se no te ne vai all'inferno, è già pronta la scura, l'oro, il fuoco, eccetera. Allora dice: senti, ma tu vedi che, cioè, alterava. Gesù non ha fatto così. Gesù era di una bontà e di un amore, di una dolcezza e di una delicatezza infinita, eppure ha fatto una fine ben peggiore di San Giovanni Battista, perché San Giovanni Battista si era cavato col taglio della testa, e un attimo è finito. Gesù l'hanno torturato per 24 ore consecutive, insomma, in una maniera assolutamente inumana. E che cosa ha fatto? Niente. Tendiamo in sede al giusto, perché c'è l'imbarazzo al contrario della nostra azione. Cosa fa? Ci rimprovera la trasgressione della legge e ci rinfranca le mancanze contro l'educazione della legge tutta. Sentite, è diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti, ci è insopportabile solo a vederlo. Perché? Perché la sua vita è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. E poi vediamo se le sue parole sono vere, proviamo ciò che gli accadrà fino alla fine. Se il giusto è figlio di Dio, gli assisterà. Dopo la Santa Messa celebreremo gli Crucis. Voi ricordate cosa dicevano a Gesù quando stava in croce? Sei figlio di Dio? Beh, scendi, no? Se il giusto è figlio di Dio, gli assisterà. Si sono autoconvinti che non era figlio di Dio, dicevi, ti pare che se quello è figlio di Dio, Dio lo abbandona a morire in croce? Dio non sta facendo niente, quindi questo era un impostore. Loro si sono autoconvinti mentalmente di queste cose e Gesù li ha lasciati tranquillamente autoconvincere, non ha fatto nessun gesto dimostrativo contrario. Così ricordare un'altra grande cosa è, pensate anche, faremo la Via Crucis da poco, no? Io sono molto commosso, adesso vediamo se Via Risalto ci ne fa una bella Via Crucis meditata bene, a vedere Gesù davanti a Erode. Non ha aperto, non ha detto neanche una parola, muto in senso assoluto. Gli altri hanno fatto le domande, ha fatto questo, gli ha messo il vestito da pazzo, silenzio, perché questo ci insegna una cosa molto importante. Primo, il valore della sofferenza offerta. Noi la sofferenza la prendiamo su di noi e la offriamo al Signore. Ma secondo, che in alcune circostanze non ci sta niente da dire. Perché quando chi sta dinanzi, questo vale anche per noi, applicazione alla nostra esperienza, completamente chiuso, e noi delle volte ci può capitare che vediamo qualcuno, non mi sapeste quante volte è capitato anche da sacerdote, che si sta sprofondando da solo nella fossa, ecco, ma è convintissimo di stare dalla parte del giusto, che c'ha ragione, che sta facendo bene, capite? In buona fede, e non vuole sentire ragione. Che ci fai? Non ci si può fare niente. L'unica cosa da fare è il silenzio orante. Bisogna stare zitti e pregare il Signore che gli apra il cuore e l'orecchio, perché ci sta niente da fare. Un'altra cosa, un altro spunto tra i tanti di meditazione, la mia lettura continua: condanniamolo a morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà più infamante della croce. Io, sapete, ho studiato il diritto romano, non c'era, non esisteva possibilità di andare via dal pianeta Terra peggio che la crocifissione in tutto l'orbe conosciuto. Era la cosa peggiore che poteva succedere, ed è stata quella riservata a Gesù, no? Il Vangelo ci ricorda che questo stato di cose andava avanti da un po' di tempo, però c'è la fine del Vangelo che ci dà una grandissima consolazione. Cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì,
a mettergli le mani addosso perché non era ancora giunta la sua ora. Che significa? È vero che il mondo perseguita i buoni, specialmente i cristiani. Basta che ci affacciamo nella nostra cara cappellina della Madonna di Vittoria, ci saranno almeno 200-300 martiri di quelli lì che sono presenti là dentro, che hanno fatto certe fini, e se uno si legge il martirologio romano gli prende veramente un colpo di quello che gli hanno fatto a certi di loro, delle morti orrende, proprio terrificanti. Però tutto avviene sotto di minuto, cioè, a Gesù gli hanno messo le mani addosso fino a quando il Padre non ha dato ok, capite? Perché se Dio ci difende e non vuole che ci sia tolto nemmeno un capello, dice Gesù nel Vangelo, così accade. Quindi nella consapevolezza che se viviamo santamente, certamente avremo qualcuno che ce l'ha con noi, non ci sarà fatto nulla di più di quanto la Divina Volontà permetterà che noi subiamo per amore del Signore. Perché dice sempre tutto sotto controllo. Come dice San Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Devono avere paura di nulla, abbandonarsi tranquillamente nelle mani del Padre che li custodisce, li protegge e li difende fino a quando non ritenesse opportuno chiedergli qualche sofferenza per amore suo, e in quel caso glielo diamo tranquillamente, con gioia e con amore. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a celebrare bene questa Santa Messa, che poi la Via Crucis che ne seguirà, e a completare bene il nostro ultimo ramo, la nostra ultima fase del nostro cammino quaresimale, per giungere davvero rinnovati alle prossime feste di Pasqua. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre sono lodati.